Arti, seriali, provocatori. Nuovi fenomeni dell'arte lasciano il segno in Italia con le loro visioni. Ladies and gentlemen, Madame Monsieur. J.R. started 10 years ago as a graffiti artist. Due artisti invadono Firenze e scatenano il popolo dei social. Diventa virale la ferita su Palazzo Strozzi. Un'opera monumentale e impattante, condivisa in poco tempo da tantissimi. Obiettivo raggiunto per JR, artista francese con lo sguardo attento alle mutazioni del presente. Capace di coglierne le sfumature per ingigantirle e incollarle sui muri per effetti sorprendenti. It's very important in all the social work that I have been doing because it makes art completely accessible and free to everyone. L'architettura è squarciata, sembra aprirsi per lasciar vedere gli interni. Invitare ad entrare, pur rimanendo fuori, se non addirittura distanti dai luoghi di cultura, ormai chiusi da troppo tempo. È un dialogo, credo, molto ben riuscito tra passato e presente, quindi stiamo utilizzando ancora una volta il nostro palazzo, il nostro passato, la nostra storia in modo simbolico per parlare del presente. Prospettiva e illusione ottica, come in tutti i precedenti lavori di JR. Grandi dimensioni oppure più piccoli per sorprendere in ambienti chiusi. Dalla Galleria Continua di Parigi alla vicina San Gimignano. Dagli Uffizi di Firenze risponde a suon di like un altro esponente della Urban Art. Si chiama Endless e senza fine è l'eco del suo lascito. Un autoritratto graffiante e provocatorio che si accomoderà con audacia al fianco dei maestri rinascimentali. To have your work in any museum is amazing because it goes down in history and it creates a legacy, and it creates a legacy for street art as well as me personally. And obviously Uffizi, one of the best museums in the world. Nel frattempo, il Salotto di Milano, fresco indirizzo del miglior made in Italy, si trasforma in temporary gallery per ospitare le sue provocazioni più glam. Una storia singolare quella del britannico Endless. Dopo gli inizi come street artist puro, trova terreno fertile nella società dei consumi e della moda. Vetrine londinesi del lusso diventano il suo luogo di lavoro, dove si rincorrono l'ossessione per il logo, l'adorazione dei brand. La sua è una fusione di punk e pop, che traccia la storia del nostro tempo nel ritrarre anche icone del contemporaneo, da Lindsay Whitton a Karl Lagerfeld.